sembra di notare, da quello che vediamo dai primi clienti, che si vada verso una pulizia dei materiali, verso un ritorno a un classico, chiaramente un classico contemporaneo. L'accessorio che farà tendenza, la cura del dettaglio, la meticolosità della lavorazione senza eccessi e stravaganze. La stagione estiva del 2021 si riassume nel concept l'era della semplificazione. Nei padiglioni della Fiera di Milano Ro Linea Pelle, la fiera internazionale più importante al mondo dedicata alle pelli, riunisce i produttori dell'industria del lusso, della moda e del design e anticipa il trend della stagione estiva 2021. Cosa andrà per questa stagione nuova? La luce. La luce che vediamo sia in questi colori molto brillanti, molto luminosi, li chiamiamo off fluo perché non sono fluorescenti ma sono molto molto luminosi. I numeri della rassegna, giunta alla 98esima edizione, sono appunto quelli dei grandi numeri: 1200 espositori da oltre 40 paesi, 20.000 visitatori attesi e un obiettivo non meno grande: rilanciare il valore della pelle naturale, plastic free, riciclabile e sostenibile. È bene chiarire che lavoriamo un prodotto che è un sottoprodotto della carne, quindi noi da sempre siamo imprenditori dell'economia circolare. Immaginate un po', se non ci fossero i conciatori, con circa 4 miliardi di abbattimento di animali nel mondo, probabilmente il nostro pianeta sarebbe veramente una discarica a cielo aperto. Un valore rimarcato e soprattutto mostrato negli spazi di Palazzo Gorani, in pieno centro a Milano, attraverso la mostra Questione di Pelle, dove fino al 29 febbraio resteranno esposti pezzi unici made in Italy per diffondere la cultura e la consapevolezza di un materiale dalle infinite declinazioni. È un evento che abbiamo costruito insieme alla Rotaractor Simone Guidarelli e alla giornalista Mariella Milani. Abbiamo coinvolto tantissimi stilisti, giovani e meno giovani, e vuole essere veramente un punto di riferimento non solo nel business ma anche nella città. Vogliamo aprire alla città e far conoscere alla città i requisiti di questo nostro materiale. Elga Cossu, Sky TG24.